Benvenuti caramicimobilewest.it, quest'oggi facciamo una recensione, facciamo una prova più che altro di un bel gioco appena uscito sullo store sia per iOS sia per Android. Stiamo parlando di Football Manager 2016, prezzo 8,99 euro. Sì, in effetti costa un pochino, ma è interessante, è molto carino. Andiamo a vedere allora come funziona per gli amanti del gioco manageriale del calcio. Innanzitutto bisogna scegliere una squadra. Io ho scelto il Milan di giocare con questa squadra e qui abbiamo praticamente la possibilità di gestire la squadra. Qua abbiamo la prima squadra, quindi possiamo decidere i titolari, possiamo decidere chi è in panchina e quant'altro. In realtà conviene più farlo con questa schematica, così in questo modo si può decidere anche di andare a vedere. La formazione mi si è un po' un attimo cambiata, quindi ad esempio ho De Sciglio in attacco, direi che non va bene, quindi per andare a fare i cambi basta selezionare, poi si sceglie qui, quindi rimettiamo un po' a posto. Ho comprato Grenier dal campionato francese, togliamo Abate e rimettiamo Romagnoli, anzi quello è Abbiati, quindi rimettiamo Romagnoli. Quindi ho scelto questa squadra. Poi qui nelle varie opzioni possiamo andare a scegliere i capitani, i tiratori di corner, i tiratori delle punizioni, i rigoristi e le informazioni da dare alla squadra. Ancora avanti. Si va praticamente negli ultimi risultati che abbiamo realizzato con la squadra. Ancora avanti si va praticamente un po' a vedere le informazioni sulla squadra. Poi ancora si vede la situazione finanziaria. Poi ancora si può vedere appunto lo staff. Poi ancora praticamente gli acquisti, le cessioni che sono state fatte. E i risultati dei giocatori, quindi come sono andati in questo periodo, e insomma un po' di suggerimenti e alcune statistiche con la squadra avversaria. Poi allenatore si entra nella nostra pagina, quindi posso andare in vacanza, posso fare delle richieste particolari alla dirigenza e vedere la storia, la stanza dei trofei, il mio profilo, lo stato di gioco, l'opzione allenatore e la fiducia della dirigenza. Per ora la fiducia della dirigenza è abbastanza buona. Poi qui le varie competizioni alle quali siamo iscritti, per esempio se andiamo in Italia c'è la Serie A e vediamo un po' qual è la classifica, ho fatto una sola partita, ho vinto, quindi quello è quanto. Poi ricerca, andiamo a cercare i giocatori, andiamo a vedere gli osservatori, vedere i trasferimenti e poi ancora infine le varie opzioni del gioco. E adesso andiamo su Continua così vediamo di far partire un match, così lo andiamo a vedere insieme. Andiamo su Continua. Ho già fatto la mia formazione, quindi non mi sembra di rivederla. Vado a mettere semplicemente sì, giochiamo. Vi faccio vedere subito. Giochiamo appunto con Diego Lopez, Abate, Zapata, Romagnoli, Antonelli, Bonaventura, Granier, Bertolacci, Cerci, Bacca e Balotelli. E sfidiamo appunto l'Atalanta a partita di campionato, la seconda giornata di campionato. Abbiamo messo il gioco veloce e abbiamo messo di farci vedere sul campo le azioni salienti. Almeno ci vediamo un po' anche di partita nel frattempo. Qui sopra abbiamo il tempo. Qui quello che succede: quindi il primo tempo. L'asciutto, l'affluenza dello stadio. Poi qui abbiamo il possesso palla. Ok, me l'ha tolto, lo faccio rivedere dopo. Metto pausa e ve lo faccio vedere. Adesso che esce da qui. Ah, ok, perfetto. Perfetto, pausiamo un attimo. Allora, possesso palla, noi attualmente siamo al 61%, l'Atalanta al 39%, tiri siamo 7 contro 7, tiri in porta noi 1, loro ben 4, occasione da gol 1, questa cosa un po' strana, ultimi 5 minuti, possesso da 62% per me e 38% per loro. Poi se vado qui su avversari, posso vedere praticamente la squadra avversaria, scegliere le tattiche che sta usando la squadra avversaria e vedere un po' tutto quanto della squadra avversaria. Poi qui entro invece nelle mie tattiche, o perlomeno volevo entrarci, ma quando clicco là in realtà poi mi fa ripartire il gioco per bloccarlo, almeno a quando appunto c'è una pausa. Vedi, qui posso vedere morale, per esempio, do conferma e vedo il morale dei giocatori, posso vedere la condizione, posso vedere il ruolo tattico, basta poi veramente cliccare qui per andare a fare le sostituzioni, poi ancora qui per ruoli tattici dei giocatori e fornire le istruzioni alla squadra. Io ho impartito queste istruzioni. Andiamo su riprendi, andiamo su gioco, vediamo un po' che succede. Siamo ancora al primo tempo, 0-0, proviamo a continuare ancora così. Nel frattempo mi dici anche quello che è successo nelle altre partite.
Vediamo un po' se ce la facciamo a vincere questa partita con questa situazione. Insomma, comunque, il gioco è questo. Ve lo farò solo far vedere una volta che magari facciamo qualche cambio. Adesso, se non si sblocca la situazione, cerchiamo di vedere un po'. Ecco, facciamo qualche cambio, va. Mettiamo lo zoo, togliamo Balotelli e mettiamo Luis Adriano, ad esempio. Poi magari possiamo decidere di andare a mettere la squadra un po' più offensiva e quindi togliamo magari Granier e lasciamo a centro Bonaventura e decidiamo di mettere magari Menes. E in questo modo la squadra dovrebbe essere un po' più a trazione anteriore. Vi ricordo che la tattica mia è già offensiva, quindi non serve andare adesso a dire di andare offensivi per attaccare perché tanto ecco, perfetto, ci hanno segnato. Giustamente, andando a mettere il giocatore più offensivo, ho un po' squilibrato la squadra e ci hanno segnato subito. Il mio obiettivo invece era un altro. Vabbè, insomma, comunque, il gioco è questo, è molto molto carino, c'è ancora da giocare, però quindi potremmo magari pareggiare la partita, speriamo. E niente, insomma, questo è qua. Il gioco non è molto facile, bisogna vedere ogni volta le tattiche, ogni volta tutto. Quindi non pensate magari di prendere la Juve, il Milan oppure giocare con il Real Madrid, eccetera, e vincere tranquillamente. Perché ho provato anche altre squadre e non è facilissimo, si perde direi molto facilmente. Quindi, insomma, questo è quanto. Credo che sia tutto per quanto riguarda Football Manager 2016. Vi faccio vedere solo l'uscita dal gioco. Andiamo su continua, vediamo quindi qui tutti i risultati della giornata e andiamo su continua e quindi ci leggiamo i vari messaggi di quello che è successo. Sicuramente la dirigenza non sarà molto contenta di questa perdita in casa. Diciamo che il gioco rispecchia un po' la situazione attuale del Milan. Vabbè, insomma, comunque il gioco è questo. Spero vi sia piaciuta questa prova. Vi ho fatto capire un attimino il funzionamento e scaricatelo, però sappiate che costa 8,99 euro, quindi giudicate voi se ne vale la pena. Un saluto allora cari amici di mobileus.it e ci vediamo alla prossima. Ciao!